Nello scorso video abbiamo parlato di come scegliere la scuola di specializzazione se abbiamo fatto un punteggio molto molto elevato, non sappiamo cosa scegliere e quindi di conseguenza dobbiamo un po' decidere in quale ambito muoverci. Quindi se non l'avete ancora vista, andate a vedere quel video, ve lo lascio qua sopra da qualche parte, andate a cercare perché è molto molto interessante. Invece oggi andiamo a parlare se abbiamo fatto un punteggio che non ci permette di accedere a quella che è la scuola che noi volevamo fare, la scuola dei nostri sogni, o per sede o proprio per ambito, e dobbiamo fare una scelta tra virgolette di ripiego, che può essere una scelta di ripiego definitiva o può essere una scelta di ripiego momentanea. Andiamo ad analizzarli insieme nel dettaglio, ma come sempre iniziami a seguire attivando la campanella, è molto molto importante. Raccontami la tua esperienza qua sotto nei commenti e seguimi su tutti i social, Instagram, TikTok, mi chiamo sempre Peppo893. Ma andiamo con ordine. Purtroppo il punteggio che abbiamo fatto al concorso non ci permette di ambire alla nostra cardiologia a Milano, alla nostra dermatologia a Firenze e via discorrendo, e dobbiamo fare una scelta di ripiego. Ora, la scelta di ripiego, secondo me, i due punti in cui noi dobbiamo, prima di tutto, prima di andare a scegliere qualsiasi cosa, pensare: è un ripiego momentaneo? Cioè, mi voglio portare 1700 euro a casa per un anno senza fare guardie mediche e poi riprovare il test, o una scelta di ripiego che mi possa permettere in un futuro o di esercitare o comunque di fare una scelta che mi può piacere per il resto della vita? Tenete conto che tendenzialmente quello che scegliete nella specialità poi ve lo portate per tutta la vita. Difficile che andate a farvi di nuovo un'altra specializzazione. Poi c'è chi lo fa, ma sono pochi e rare eccezioni. Quindi il primo aspetto che dovete prendere in considerazione: riprovo il test o non lo riprovo? Da qui, diciamo, determinerà molto di quello che andiamo ad analizzare. Facciamo la prima strada e poi analizziamo la seconda strada. Decido che io no, devo fare per forza cardiologia Milano, perché ho la fidanzata di Milano, ho il fidanzato di Milano, la mamma di Milano e voglio fare il cardiologo, quindi io devo andare per forza in quella sede, ho bisogno di quel punteggio, quindi verosimilmente riproverò il test l'anno successivo, ma voglio portarmi a casa i miei 1700 euro perché mi servono per campare, perché non voglio chiedere soldi a mia mamma. Cosa e dove vado a scegliere? Ecco, qui la scelta secondo me è tra virgolette semplice quanto complessa, poi dipende ovviamente dal punteggio che ci siamo portati a casa. Ora, se abbiamo per forza esclusivamente la necessità di dover rimanere in città, scegliamo in base a quella città quello che ci offre scuola di specializzazione, andando a valutare stili di vita. Per stili di vita intendo tempo libero che ho a disposizione, monte orari, perché sapete benissimo che noi dovremmo fare 28 ore a settimana, non dovremmo fare le notti, non dovremmo fare i festivi, i super festivi. In realtà facciamo tutto, facciamo le notti, i super festivi, facciamo 50 ore a settimana. In tutte le scuole non è così, in alcune scuole è così, bisogna informarsi. E l'unico modo per informarsi in modo dettagliato è chiedere a dei colleghi che sono in quella scuola. Quindi, se dovete rimanere in una specifica città, valutate la qualità di vita. Se potete muovermi, quindi non rimanere in una specifica città, valutate sempre lo stesso discorso in termini di tempo libero, ma valutate anche la possibilità di guadagnare qualcosina senza dover andare a fare delle guardie mediche per sostentarvi, per continuare ad avere uno stile di vita che sia sì, ok, tempo libero, ma poi non è che lo devo spendere per andare a fare le guardie mediche perché non arrivo a fine mese. Quindi è ovvio che sono delle scelte personali, però è ovvio che vivere a Milano ha un esborso economico importante, vivere a Bari tutt'altro esborso, quindi non devo andare a fare per forza le guardie mediche, con quei soldi riesco a vivere e mettere qualcosa da parte, e tutto quel tempo libero che ho fatto valutando la scuola di specializzazione che mi dà tanto tempo libero, e impiegarlo nella ripreparazione per il test di specialità. In questo contesto la scelta, a mio avviso, è molto più semplice. So che mi devo ripreparare, so che mi devo dedicare a studiare, magari decido che uno o due mesi prima del concorso mi licenzio pure e rinuncio a quei due mesi di stipendio, poi facendo una full immersion negli ultimi due mesi, che sapete poi essere quelli definitivi. Sicuramente durante l'anno potreste imparare tante cose che vi tornano utili anche per il concorso, anche se la preparazione tutti ce l'abbiamo, e il ragionamento, la mentalità di rispondere a determinate domande anche in alcuni contesti a trabocchetto, e quindi fate questo tipo di ragionamento. L'altra scelta invece, per chi dice: vabbè, non mi interessa fare cardiologia, volevo farla, ma se faccio un'altra scelta non mi interessa, però vorrei rimanere sempre nell'ambito cardiologia. Ecco, in questo caso la scelta deve vertere sulle equipollenze, che sono sostanzialmente come una scuola di specializzazione, o meglio una specialità, viene equiparata. Nel senso che tu, per esempio, se vuoi fare il cardiologo ma non riesci a fare il punteggio a cardiologia,
puoi provare a fare cardiochirurgia. Se tu fai il cardiochirurgo, tu puoi essere assunto come cardiologo, cioè, quindi fare il concorso per cardiologia. Non potrai mai diventare un primario perché non sei specialista in cardiologia, ma puoi lavorare come un cardiologo, sia perché in parte hai delle conoscenze che si vanno ovviamente non sullo stesso piano, ma si possono sovrapporre, e anche nei concorsi puoi partecipare a quel concorso. Quindi vengono equiparati a una scuola di specializzazione, quindi potrebbe essere un'alternativa. Potete fare un ragionamento, ci sono tutte le tabelle su internet che vi valutano come una scuola di specializzazione, come una specialità si può intersecare con un'altra: medicina interna, medicina dello sport, per esempio ginecologia non è equivalente con nulla, fa parte del mondo a sé stante, se ginecologo punto e basta, forse è un'unica eccezione, ma molte altre si vanno un po' a intersecare tra di loro, quindi potrebbero essere prese in considerazione come delle varie alternative alla tua prima scelta, che ti permettono di lavorare, fare le stesse cose, però non avendo lo stesso titolo, quindi potrebbe essere una valida scelta. Altro ragionamento che puoi fare è completamente abbandonare quel tipo di via, dire no vabbè non diventerò mai cardiologo, e allora lì puoi fare una scelta, virare completamente su una cosa che non ci azzecca niente, volevo fare il cardiologo, sono finito a fare l'endocrinologo, e lì proprio cambiare scelta valutando sempre i soliti criteri che vi ho detto in tutti i video che ho fatto, cioè punteggio, qualità di vita è dettata dalla scuola di specializzazione che dalla città in cui andate a vivere. Io ragazzi spero di avervi aiutato con questi ragionamenti che sono banali, perché di fatto non si tratta di ragionamenti streusi e particolari e cose varie, ma si tratta di ragionamenti fatti da un collega ovviamente, ma che nei momenti di ansia, nei momenti di panico post concorso, la lucidità come sempre viene un po' meno, e quindi di conseguenza a mio avviso potrebbe essere un'ottima scelta quella di andare a valutare e ragionare in questi sensi, con qualche piccolo consiglio di questo tipo aiutarvi nella scelta. Mi raccomando, anche qui non dite io voglio fare cardiologia a Milano, sicuramente non entro cardiologia a Milano, allora non la metto. Ma tu metti sempre le scelte come vorresti che vengano fatte, cioè comunque metti tu la tua cardiologia a Milano come prima scelta, anche se sei conscio che non la prenderai mai perché sei arrivato 8000esimo. Ma poi, dopo quelle che dovrebbero essere le tue ambizioni, le tue scelte principali, metti quelli che poi possono essere i tuoi ragionamenti, sia che sia una scelta di ripiego oppure che sia una scelta momentanea, perché in alcuni contesti le scelte poi ritornano, fanno questi cavoli, non si sa come, gente che abbia fatto 14 punti e trovato a fare cardiologia all'Humanitas, non me lo chiedete, non lo so manco io, succedono queste cose, quindi amen, quindi fate delle scelte intelligenti. Detto ciò ragazzi, come sempre lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale se vi interessa, e fatemi sapere se volete un quiz commentato come fecimo ai tempo con il buon Federico Frusone di H3 Surgical Team, dove analizziamo insieme il concorso in modo divertente. Io vi ringrazio per essere questo video e ci vediamo in un prossimo. Ciao ragazzi!